La beffa si materializza nel finale, il Teramo si fa bloccare sul pari 2-2 dal tutto cuoio dopo essersi trovato in doppio vantaggio. Fatale il calo di concentrazione dell'ultimo quarto d'ora, in un colpo solo i biancorossi incassano i primi gol in campionato e subiscono il quarto rosso consecutivo proprio nell'azione del rigore che porta al pari toscano. Punti pesanti buttati al vento in un campionato così difficile destano perplessità anche alcune sostituzioni operate da Vivarini alla fine. Buona la partenza del Teramo, subito pericoloso dopo 80 secondi con il cross di Paolo Antonio, ma l'incornata di Gaeta è centrale da favorevolissima posizione. Piccolo spavento al secondo, scarpata di Ferretti a Speranza, ma il difensore teramano si riprenderà subito. Il Teramo coinvolge sovente gli esterni per sviluppare il suo gioco. Il tutto cuoio si fa vedere per la prima volta con lo spunto in velocità di Firenze. Ferrani gli concede il sinistro che Serraiocco neutralizza senza problemi. Al 23esimo una delle migliori azioni biancorosse si sviluppa sulla destra con Sassano. Cross basso, velo di Gaeta per la corrente di Paolo Antonio che in scivolata va vicino al primo gol in campionato. Questione di centinaia. Apprezzabile poi il sinistro di Salzano al 24esimo, di poco alto. La spinta del Teramo subisce un rallentamento dopo metà frazione, il tutto cuoio registra qualcosa nelle retrovie e si arriva senza sussulti al 46esimo quando d'improvviso il risultato si sblocca. Di Paolo Antonio pesca in verticale Dimash che si sbarazza dell'avversario e supera Bacci con un comodo raso terra. 1-0 e terzo gol consecutivo per il brasiliano, arma letale per il Teramo. Il modo migliore per andare all'intervallo è trovare slancio nella ripresa per cercare di chiudere subito la partita. Bacci viene chiamato in causa dalle conclusioni della distanza di Gaeta, deviata in angolo, e Dimash, bloccata. Al 12esimo prima mossa di Alvini che mette dentro la punta Cherillo, subito pericoloso con l'incornata sul corner di Salzano. A metà tempo ancora Gaeta dalla distanza chiama in causa Bacci che si rifugia nuovamente in calcio d'angolo, sugli sviluppi del quale il Teramo trova il raddoppio. Il cross è di Paolo Antonio, il colpo di testa imperioso è di Manuel Ferrani, 2-0 e primo gol stagionale per il centrale riminese. Partita in ghiaccio? Sembrerebbe, ma non è così. Il gol annullato a Ferretti per offside è un fosco presagio. Il 2-1, quello vero, arriva al 33esimo. Scambio sul breve tra Ferretti e Cherillo. Quest'ultimo non sbaglia davanti a Serraiocco. 2-1 e sul piano d'accio scende la paura. Vivarini, che aveva già tolto Dimash per Petrella, sceglie di restare senza punte. Fuori Gaeta, dentro Pacini. Il Teramo non riesce più ad amministrare il gioco. Eppure ha la chance per chiudere il match. Petrella al 45esimo vola sulla destra, ma al dunque preferisce tirare anziché servire compagni meglio piazzati. Bacci tiene in piedi tutto cuoio, la frittata, il Teramo la completa nel corso del secondo dei 4 minuti di recupero. Gregorio scivola e lascia campo a Cherillo, velo di Ferretti e tiro di Baldè respinto con il braccio da Scipioni per Capilungo di Lecce e rigore e rosso diretto per il difensore. Dagli 11 metri Ferretti spiazza Serraiocco, ma Capilungo fa ripetere, troppi giocatori in area prima del tiro. Ferretti è glaciale e rispiazza Serraiocco 2-2 con una esultanza verso la curva biancorossa che infastidisce piano d'accio, anche perché rende ancora più indigesto un 2-2 che non va giù e che, per come si erano messe le cose, sa quasi di sconfitta.